Sono preso dal desiderio di farla finita quando sento camminare la splendida vicina del piano di sopra. Di solito confusa dalle sue sofferenze, ogni tanto ha l'illuminazione di venirmi a trovare per offrirmi la sua dolce colazione. Non mi dispiace l'idea di essere avvolto dall'amichevole compagnia del suo corpo. Una tazza di caffè è poca cosa in confronto. Così di colpo ignoro il motivo della strana voglia che avevo di scomparire. La sorte vuole invece che il tema rimanga in piedi. Così mi parla del suicidio del grande Olaf. Il 1979 non è stata una buona annata per la musica punk britannica. Sembrerebbe giusto buttarsi tutto alle spalle, quindi perché parlarne? L'epoca post-punk ha dimostrato che anche il più feroce ammutinamento non cambia le sorti del capitano. Il residuo bellico però è sempre stato il mio obiettivo e non credo sia corretto lasciarlo a quattro pesce-cani. Anche se l'inferno in cui è caduto Olaf è stata la consacrazione di ciò che ha lasciato, non sarò certo io a svilirne il messaggio salvandogli la vita. In fondo, nessuno vuol sentir parlare di morte. Il megalodonte ha capito velocemente che l'efficienza garantisce la continuità del profitto, per cui non è ammissibile affidarla all'istinto di un artista, anche se ciò polverizza la spettacolare ambizione di fare qualcosa di più grande. Abbiamo pensato ingenuamente che per conquistare l'indipendenza fosse necessario generare il caos, ma dopo essersi mimetizzato in mezzo a un mucchio di nostalgici di cloruro di polivinile, il megalodonte ha sfruttato la nostra superbia facendoci suicidare in una vita di lussuosa vacuità. Fine della storia. Olaf ha appena finito di suonare il suo ultimo concerto e ogni storia degna di cronaca finisce sempre all'interno di un cesso di camera di albergo. Dentro ogni fottuto disadattato sociale c'è una potenziale bomba pronta ad esplodere. Vuoi farla finita per diventare una bandiera da sventolare durante il concerto di un nuovo rocchettaro che ha fatto sua la tua integrità per scoparsela ogni notte sotto le lenzuola, lasciando a noi l'idea che tanto è solo tempo perso? Hai bevuto troppo in fretta il dolce calice del successo e hai scoperto che è aspro come l'aceto. D'altronde, non te ne è mai fregato un cazzo dell'umanità. Perché preoccuparti della tua vita? Ti tolgo l'ambizione di una leggendaria fine per sbatterti in fondo al pozzo della normalità. La tua serena vecchiaia insegnerà ai figli dei rivoluzionari falliti che per farla sul serio la rivoluzione è necessario vivere.